tra poco si abbatte il diaframma della galleria che costituirà parte della infrastruttura che è anche la tangenziale di Como, è corretto? Esattamente, il primo lotto della tangenziale di Como è quello che diceva lei prima, è significativo l'abbattimento di questo diaframma perché effettivamente poi si vedrà esattamente anche il percorso che da Grandate arriva ad Acqua Negra. Come siamo arrivati a questo punto? Qual è stato l'iter? Che difficoltà avete incontrato? E soprattutto siamo nel rispetto del cronoprogramma? Beh, guardi, immagino che lei sia a corrente di tutte le nostre difficoltà che quotidianamente riscontriamo. Un'opera del genere, di questa natura, sicuramente ci porta a essere sempre attenti sulle problematiche di cantiere e non. Io avevo dato appuntamento, se non sbaglio, a lei ai primi di dicembre dicendo che, in occasione di Santa Barbara, che per il 30 giugno volevamo abbattere il diaframma, ci siamo arrivati. Quindi questo è veramente una soddisfazione di tutte le persone che stanno lavorando in Pedemontana e soprattutto anche in Pedemontana. Ecco, però per il completamento dell'opera quanto bisognerà ancora attendere? Cioè quanto dovremo aspettare prima che la viabilità possa godere in pieno di questa infrastruttura e quindi liberare il centro dal traffico? Lei mi conosce, non ho la sfera di cristallo, però ragionevolmente ci vuole ancora 12 mesi, quindi è un annetto. Quindi sono tempi comunque ragionevoli vista l'entità dell'opera? Perfetto, direi che rapportati per l'entità dell'opera direi che sono sicuramente tempi accettabili. Anche con i costi siamo in linea? Stiamo rispettando anche esattamente il preventivato, certo ogni tanto ci sono delle riserve, le analizziamo, però sostanzialmente siamo in linea con i costi. Ci può rinfrescare la memoria? La tangenziale di Como quanto? Solo la tratta e i primi lotti tangenziale Como e Varese quota circa 1,1 miliardi. Ma solo per invece il tratto di Como? Io direi che do sempre dei dati non disaggregati ma dei dati aggregati. Un lotto Como e Varese 1,1 miliardi. Di euro ovviamente. E tra un anno percorribile? E quando invece si comincerà? Sì, sì. No, le mettiamo con la mia macchina. Ma quando invece si potrà parlare anche del secondo lotto in modo un po' più chiaro? Lo diciamo ai politici. Lo chiediamo a loro. Senta, ma secondo lei il secondo lotto è un'opera che ovviamente complementare a questa completerebbe questo percorso, ma per poter godere appieno dell'utilità di questo primo lotto ci sarebbe bisogno del secondo? O... È un lotto funzionale. Tutto quello che noi stiamo ragionando e realizzando sono sempre tratte funzionali, quindi in ogni caso sono propedeutici per tutta l'opera, però in ogni caso, come dicevo l'anno 21, come auspichiamo che venga terminato anche questo lotto, di per sé sarà un lotto estremamente funzionale. Si parlava di pedaggio, qualche volta si è parlato di pedaggio, tangenziale di Como sarà col pedaggio? Lo sapete tutti, noi viviamo di project financing e di conseguenza è necessario il pagamento. Ecco, come lo dice il nome, project financing, vuol dire che c'è già un progetto, quindi si sa più o meno quanto potrebbe costare il pedaggio. Il pedaggio è già stabilito dal CIPE, sono 0,22 centesimi al chilometro per i mezzi leggeri, qualche cosina di più per i mezzi pesanti. La tangenziale lunga quanto? Sono 1,7, neanche 2 chilometri sostanzialmente. Se vuoi